Mentre l'attuale maggioranza che guida Palazzo di Città incassa l'adesione del gruppo consigliare di Italia Viva, che fa riferimento, come è noto, a Massimiliano Stellato e più in generale a Matteo Renzi, ai Giardini Virgilio un evento organizzato da Svolta Liberale per Taranto, che in consiglio comunale è rappresentato da Francesco Cosa, Mimmo Festinante e Walter Musillo. Svolta Liberale per mettere insieme tutte le forze civiche che in questo momento si riconoscono all'interno della coalizione centrodestra. I partiti sono importanti, i partiti non bastano, i partiti hanno bisogno dei cittadini, hanno bisogno di questi movimenti per elaborare progetti politici e amministrativi importanti e ambiziosi. Noi siamo a disposizione di tutti, siamo al servizio di questa coalizione, siamo pronti a mettere a disposizione le nostre energie, la nostra voglia, la nostra passione, sempre, come posso dire, a disposizione di questa città e dei cittadini di Taranto. Ad ascoltare progetti e finalità di Svolta Liberale per Taranto, in prima fila, tra gli altri, il consigliere regionale Antonio Scalera e per Fratelli d'Italia i parlamentari Iaia e Maiorano, ma poi anche il consigliere regionale Renato Perrini, molti gli esponenti della società civile, come la consigliera di pari opportunità, l'avvocato Simona Sardella, e un volto noto della nostra politica, Umberto Ingrosso. Insieme agli altri amici abbiamo voluto creare un progetto nuovo, un progetto civico, un movimento che non ha nessun tipo di organismo precostituito, è aperto, nessuno di noi ha un ruolo, ma c'ha soltanto voglia di creare questa cosa nuova, avvicinare tutti e dare risposte concrete ai cittadini e far capire alla città che il centrodestra c'è, è pronto ed inizia a muoversi da ora per dare delle soluzioni concrete. 2024, elezioni europee, forse quelle per la nuova riformata amministrazione provinciale, e chissà cosa potrà accadere. Un percorso che inizia, staremo a vedere i risultati.